non sono solo freddi numeri, ma vite interrotte. In Italia nel 2021 è stata uccisa una donna ogni 72 ore, 109 femminicidi. Rispetto allo stesso periodo del 2020 si è registrato un incremento dell'8%. Sono 89 al giorno le donne vittime di reati di genere nel nostro paese e nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia. In generale, gli autori dei delitti nel 72% dei casi sono mariti, conviventi o ex tali, nel 20% fidanzati o ex fidanzati, nel restante 8% spasimanti. Il 70% delle vittime è di nazionalità italiana. La più alta percentuale di denunce è stata registrata in Sicilia, subito dopo Campania, Lombardia, Lazio e Veneto. Complessivamente però sono ancora poche le donne che decidono di squarciare il velo dell'omertà domestica e i dati sull'effetto della pandemia dicono che in pieno lockdown, tra marzo e aprile 2020, le denunce per i reati di violenza di genere sono diminuite. Una ritrosia a uscire allo scoperto probabilmente dovuta alla prolungata e forzata convivenza in casa imposta dall'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda i nuovi reati introdotti dal codice rosso, in poco più di 2 anni le denunce di revenge porn sono state 2.329, le vittime nel 73% dei casi donne, per lo più italiane e maggiorenni. Dal 1 gennaio al 31 ottobre 2021 è stata riscontrata anche una forte crescita dei reati definiti di deformazione dell'aspetto della persona. Le lesioni permanenti al viso sono salite da 46 a 62, con un incremento del 35%. In totale, dall'entrata in vigore della legge sono stati 143 i delitti commessi. Le donne vittime di questo reato sono state il 22%.